Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete intuito, oggi parliamo di Nintendo Switch. Sì, perché ormai tutti sanno quanto questi siano probabilmente i peggior controller creati da Nintendo. Dal punto di vista qualitativo sono secondo me veramente molto molto scadenti, e chi ha una console Nintendo Switch sa benissimo che questi piccoli Joy-Con hanno una durata veramente breve, anche se li utilizziamo in maniera delicata, li utilizziamo come vanno utilizzati, quindi senza essere troppo aggressivi, li utilizziamo anche in maniera molto molto dolce, questi Joy-Con si usureranno e ci daranno dei problemi perché non avranno più il punto zero, nel senso che sembrerà sempre che qualcuno stia muovendo il Joy-Con anche se nessuno sta toccando il controller Nintendo, e questo ovviamente comporta che il nostro personaggio del nostro videogioco preferito si muova senza che nessuno faccia assolutamente niente. E questi piccoli Joy-Con di casa Nintendo secondo me sono anche poco pratici per quanto riguarda l'ergonomia, ma oggi sono qui per darvi una soluzione a tutto questo che va a migliorare tutti questi aspetti e soprattutto va a migliorare l'esperienza di gioco utilizzando una Nintendo Switch. Per fare questo ovviamente abbiamo bisogno di questo, il QRD Stellar T5, un controller Joy-Con che ragazzi stravolge notevolmente e dà un upgrade incredibile alla vostra Nintendo Switch. È qualcosa di veramente pazzesco per quanto riguarda sia l'utilizzo sia l'ergonomia, che è tutta un'altra storia rispetto ai dispositivi di casa Nintendo, e ragazzi posso dire che è davvero tanta tanta roba. Trovate qua sotto il link in descrizione con anche il codice sconto se riesco a recuperarlo, perché ragazzi questi dispositivi veramente vi cambiano il modo di giocare alla Nintendo Switch. Ma prima di vederli da vicino e di vederli installati sulla Nintendo Switch, direi di non perdere altro tempo e guardare cosa troviamo all'interno della confezione. Ed ecco qua che troviamo subito il nostro controller, il QRD Stellar T5. Dopodiché troviamo un cavo per la ricarica dei Joy-Con, un cavo che è USB Type-C. Dopodiché troviamo una croce opzionale che possiamo andare a sostituire a quella installata, perché questa è piatta mentre quella installata è sporgente. Ed ecco qua come si presenta la Nintendo Switch con installati i Joy-Con della QRD. Ovviamente la console diventa di dimensioni un po' più importanti rispetto ai controller ufficiali Nintendo, perché comunque ragazzi qua abbiamo un'ergonomia, un'impugnatura completamente diversa rispetto a quello che sono i Joy-Con originali Nintendo. Ovviamente questi Joy-Con QRD vengono rilevati automaticamente una volta agganciati alla console come se fossero i Joy-Con originali, quindi non dobbiamo fare assolutamente nulla di diverso rispetto a quello che facciamo normalmente con i Joy-Con originali Nintendo. Ma cos'hanno questi Joy-Con di diverso rispetto ai Joy-Con originali Nintendo? Allora, qualitativamente sono totalmente superiori a quello che sono appunto i Joy-Con Nintendo, e dal punto di vista dell'utilizzo cosa cambia principalmente? Abbiamo gli stick, che non sono più meccanici come quelli della Nintendo Switch ma sono magnetici, quindi questo ci dà un feedback nettamente superiore, molta più sensibilità nell'utilizzo e soprattutto una durata veramente molto molto più lunga rispetto a quello che sono i Joy-Con originali. Praticamente non c'è usura perché non c'è nessuna parte meccanica che va ad usurarsi, quindi abbiamo un qualcosa che è notevolmente un passo in avanti rispetto ai Joy-Con originali. Dopodiché abbiamo un'ergonomia che è veramente fantastica, perché è un'impugnatura vera e propria della console che va veramente ad essere avvolta dalle nostre dita, e tutta questa parte rimane in gomma, quindi si ha un grip incredibile e diciamo una presa molto più precisa che ci permette di avere la console veramente in mano, quello che normalmente non abbiamo con i Joy-Con originali che sono praticamente piatti come la console, quindi non si ha l'idea di avere realmente tra le mani la console in maniera sicura e soprattutto in maniera molto molto stabile come invece ci danno questi Joy-Con della QRD. Dopodiché abbiamo dei LED, sì, perché abbiamo intorno a quello che sono gli stick, se io adesso vado a accenderli, vedete, abbiamo i LED che possiamo andare a cambiare tenendo premuto il tasto turbo, andando a cliccare lo stick, vedete che possiamo cambiare il colore al LED che circonda il nostro stick. Stessa cosa da questa parte, possiamo avere colori diversi tenendo premuto il tasto turbo,
vedete che vado a cambiare quello che è la colorazione. Possiamo fare anche sfumare i colori, quindi che continui a cambiare colore facendo doppio clic, il LED va a cambiare colore, sfuma da un colore all'altro. Anche questo per gli appassionati di gaming e soprattutto magari anche per i bambini è davvero bello avere questo tipo di illuminazione. Dal punto di vista invece delle funzionalità di interessante abbiamo il tasto turbo, che ci permette, tenendolo premuto, di rendere un tasto di questi praticamente automatico, come se lo stessimo sempre premendo. Quindi supponiamo, in questo caso abbiamo Peach che con il tasto B va a saltare. Se io tengo premuto il tasto turbo e vado a schiacciare il tasto B, vedete che Peach adesso continua a saltare. Perché? Perché questo tasto è come se fosse sempre premuto. Ovviamente se lo vado a ricliccare Peach smette di saltare, ma se vado a ricliccarlo Peach continua a saltare. Questo per rendere praticamente automatico, rendere sempre premuto qualsiasi tasto noi vogliamo andargli a programmare. Per disattivare questa funzione è semplicissimo, basta tenere premuto il tasto turbo per 5 secondi e vedete che a questo punto, anche se io clicco il tasto B, Peach adesso non sta più saltando in maniera automatica, e questo lo possiamo andare ad associare a qualsiasi tasto. Dopodiché abbiamo la possibilità di rendere programmabili tutti i tasti andando a cliccare il tasto M qua dietro, renderemo appunto programmabili qualsiasi tasto della nostra console. Quindi possiamo andare a rimappare i tasti per dare una personalizzazione ai tasti, anche perché questo viene molto utile, perché questi Joy-Con hanno questi due tasti molto grossi qua dietro, che praticamente quelli che sono i Joy-Con originali non hanno, perché i Joy-Con originali hanno tutti questi tasti tranne il tasto turbo che qua non c'è. Poi abbiamo i due tasti superiori, che ovviamente abbiamo anche qua sul QRD Stellar T5, che però qua con queste dimensioni sono molto più pratici da schiacciare. Abbiamo questi due tasti molto grossi qua sotto, che diventano molto molto utili soprattutto nei giochi per correre, quando per correre dobbiamo cliccare quello che è lo stick. Quindi anziché cliccare lo stick per correre, potremo andare a programmare questi tasti per fargli fare quella funzione, e diventa davvero comodissimo premere questi tasti molto grossi che abbiamo qua dietro in una posizione super comoda per correre mentre usiamo il joystick. E questa è sicuramente un'altra peculiarità da non sottovalutare di questi Joy-Con della QRD Stellar T5. Dopodiché abbiamo, per la ricarica, loro si andranno a ricaricare dalla Nintendo Switch, o potremo ricaricarli indipendentemente utilizzando le prese Type-C che abbiamo qua sotto ai nostri due dispositivi. Poi un'altra cosa interessante è sicuramente la vibrazione. Loro ovviamente hanno dei motori che ci danno questa vibrazione, questo feedback quando succedono determinati avvenimenti, ma la cosa interessante è che hanno 5 regolazioni di vibrazione. Quindi con il tasto che abbiamo qua sotto, questi due tasti, quello di programmazione per rimappare i tasti e il tasto quello che va a, diciamo, regolare quello che è la potenza della vibrazione, sono messi in posizione non sporgente rispetto appunto a quello che è il controller, quindi non li potremo cliccare involontariamente, dovremo andarci apposta con l'unghia o premendo con qualcosa per andare appunto a selezionarli. E cliccando il tasto qua sotto in basso, adesso ve lo faccio sentire vicino al microfono, magari sentite, queste sono le 5 regolazioni riguardante la potenza di vibrazione. Ovviamente i due Joy-Con sono indipendenti anche da questo punto di vista, quindi ogni Joy-Con può essere configurato con una vibrazione diversa. Un'altra differenza rispetto ai Joy-Con originali Nintendo, che dalla parte sinistra, cioè Joy-Con con il meno, non abbiamo i 4 tasti ma abbiamo una crocetta, che diventa davvero molto utile per girare all'interno dei menu, che possiamo andare a sostituire anche con questa crocetta piatta non sporgente. Mentre questa è molto sporgente, questa è praticamente piatta, e la potremo sostituire in maniera molto semplice o tirandola con le dita se ce la facciamo, o utilizzando delle pinzette. Vedete, sfiliamo la vecchia croce e andiamo a mettere quello che è questa versione con questo disco dove la croce praticamente è piatta. Questa ovviamente è molto più facile da rimuovere rispetto alla versione a croce. Ovviamente anche questi Joy-Con della QRD, come gli originali Nintendo, hanno all'interno un giroscopio a 6 assi per essere utilizzati nei giochi in cui il Joy-Con deve seguire il nostro movimento tenendolo in mano, quindi non andando a schiacciare nessun tasto ma solo utilizzando il movimento del nostro spostamento del braccio, della mano o del corpo, nei giochi in cui viene richiesta questa modalità. Poi anche questi Joy-Con, come gli originali Nintendo, possono essere fissati su una base che va a farli diventare un joypad tradizionale,
Quindi come per gli originali diventano un joypad. Però qua abbiamo veramente un joypad vero per quanto riguarda l'impugnatura, le dimensioni, cioè un qualcosa che è totalmente diverso. Anche questa crocetta diventa molto molto utile, soprattutto diventa molto simile a quello che sono i joypad tradizionali, come quello che abbiamo con i Joy-Con Nintendo se andiamo ad inserirli nel supporto che ci viene dato in dotazione con la Nintendo. Però anche in questa modalità joypad i Joy-Con Nintendo diventano veramente un dispositivo non ergonomico, non comodo, perché comunque è un qualcosa di molto giocattoloso. Qua invece, ragazzi, abbiamo un qualcosa che diventa un vero vero joypad, molto molto simile a quello che sono i joypad di un Xbox o di una PlayStation o per PC, cioè un qualcosa di veramente più sostanzioso e soprattutto molto molto comodo da tenere in mano. Una cosa nettamente diversa rispetto a questo, che diventa una cosa molto giocattolosa secondo me. Qua abbiamo un qualcosa che è nettamente più serio. E poi, come ultima cosa, volevo farvi vedere che c'è anche la possibilità, se volessimo, di andare ad installare quello che è l'adattatore Nintendo che troviamo appunto all'interno della confezione Switch quando lo andiamo ad acquistare, che fa diventare i Joy-Con dei piccoli joypad. Ovviamente a me non piace molto utilizzare i Joy-Con in questa modalità, neanche questi ovviamente adoro in questa modalità, però è un qualcosa di un po' più bello da tenere in mano, perché sono di dimensioni maggiori rispetto a quello che sono i Joy-Con originali. Anche se però in questa modalità a me non fanno impazzire né uno né l'altro, cioè a me piace avere in mano il joypad, quindi preferisco avere due joypad veri che avere questa modalità. Però capisco anche che ogni tanto si ha la necessità di avere a disposizione più joypad di quelli che noi abbiamo in casa, e possiamo andare a mettere gli adattatori Nintendo anche su questi Joy-Con della QRD. Quindi ragazzi, spero di aver fatto contenti molti di voi portando sul canale dei Joy-Con alternativi a quello che sono gli scadenti Joy-Con originali Nintendo. Questi Joy-Con vi lascio qua sotto il link in descrizione, prezzo di listino, costano 53 euro, poi con i codici sconto il prezzo si abbassa ulteriormente, e devo dire che l'upgrade che viene fatto alla console è davvero notevole, sia per quanto riguarda la durata, sia per quanto riguarda l'ergonomia, ma soprattutto per quanto riguarda l'esperienza di utilizzo la vostra Nintendo Switch. Quindi ragazzi, se questo mio video l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!